che ritorna dopo qualche settimana. Abbiamo con noi, come di consueto, il direttore di Società Libera, Vincenzo Lita. Vincenzo, buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti voi. Io prendo la trasmissione, ho salutato in questo modo come fa il Papa in omaggio alle sue ultime dichiarazioni, ma non è questo qua il tema chiaramente di questa sera, però volevo affermare che anch'io sono, diciamo, non un portatore di guerra, ma un portatore di pace. Capisca chi vuole capire, perché è estranea a questa trasmissione la polemica su queste dichiarazioni omofobe e razziste da parte di Benedetto XVI. Vincenzo, chiusa questa parentesi, perdona, non l'avevo annunciata, io per te questa sera ho tre domande. Quindi dobbiamo calibrare bene i tempi, perché come al solito abbiamo i nostri 30 minuti, che sono sempre pochi per discutere di tutto. Vuoi che ti pongo le domande una per volta oppure tutte e tre, e tu poi dopo prosegui a ruota libera con qualche intervento? No, direi una per volta, anche perché c'è un vi sento non perfettamente questa sera, i soliti problemi di banda. Io mi auguro che voi mi sentiate bene, ma io vi sento con un certo rimbombo. Il tuo audio è perfetto, quindi ti sentiamo bene. Allora, la prima domanda, Vincenzo: le primarie del PD, un tuo commento a queste primarie e alle primarie che si stanno facendo sempre del PD per scegliere i deputati che saranno nominati alle prossime elezioni di febbraio? Ma che dire, di primarie qui sono più di un mese che ne siamo pieni, come dire, ne sentiamo parlare da tutte le parti e vengono presentate come la panacea per la democrazia. E io non sono un grande entusiasta di questo metodo, perché penso, essendo un affezionato di vecchia data del sistema proporzionale e con le preferenze, e io penso che le primarie erano insite in quel sistema elettorale, nel senso che le liste erano aperte ad una svariata varietà, appunto, di candidati, e le primarie si facevano attraverso i voti di preferenza. Questo è stato presentato, questo tipo di primarie, adesso, come dire, scimmiottando, se mi è permesso il termine, un po' una tradizione della democrazia americana, solo che le primarie in America sono vecchie di 110 anni, sono collaudate, hanno delle regole ben precise, e qui ho l'impressione che le primarie servano più come un meccanismo di democrazia aggiuntivo, servono anche a regolare dei conti all'interno dei partiti in qualche modo. E quindi non ne sono particolarmente entusiasta. Io penso che la crisi della democrazia sia così grave in questo paese che non bastino i pannicelli caldi di organizzazione di organizzazione del consenso attraverso meccanismi simili. Poi è inutile stare qui a raccontarci che 3 milioni di persone o 4 o 5 si sono avvicinate ai gazebo o sono andato a votare, via dicendo, anche perché qui potremmo fare poi una graduatoria e potremmo dire, per esempio, che quando si trattò di votare per Prodi, per scegliere Prodi, voglio dire, andarono alle urne 4 milioni e 100 mila persone, adesso ne è andato 1 milione in meno, e quindi che significa che la democrazia è meno solida di qualche anno fa, e via dicendo. Non è questo il ragionamento. Il ragionamento è che il consenso oggi, per il metodo democratico, per le elezioni se volete, è ai minimi consensi. Qui si vota più che a favore, oramai si vota contro, si vota contro qualcuno, si vota contro per non far passare qualcuno, e via dicendo, ma così non si, per usare un brutto termine molto in voga oggi, non si legittima la democrazia. La democrazia ha bisogno di alcuni meccanismi precisi, ha bisogno dei partiti. Non è stato ancora scoperto da nessun politologo come possa una democrazia reggersi senza un buon funzionamento dei partiti. E allora i partiti non possono svegliarsi
solamente all'ultimo momento dicendo che attraverso il meccanismo delle primarie è ritornata, come dire, l'affezione per la politica. È ritornata l'affezione per chi già era intenzionato a votare per quel partito. Quindi, se ci fosse stato un meccanismo delle preferenze, non c'era bisogno di fare le primarie, ma voglio dire, si mettevano tutti in lista e andavano a fare le primarie in quel modo. Questo non vale tanto, Sì. scusami Marco, volevo chiudere il pensiero, Prego, prego. non vale tanto per la lotta intestina a cui abbiamo assistito tra Renzi e Bersani, il mio ragionamento, ma vale per esempio molto a proposito delle primarie così tante sbandierate per la scelta dei candidati il 29 e 30 di dicembre. Quindi dimmi pure, scusa se ti ho interrotto, no? Ah, no, assolutamente. Tutto quello che tu hai detto si lega anche a delle altre primarie, che sono quelle di Grillo. Ci vuoi offrire anche in questo caso un tuo commento? Sì, lì non ne parliamo perché voglio dire, se almeno le primarie del PD hanno avuto un minimo di garanzia e di efficacia, perché almeno è uscita l'indicazione di un premier tra i due che erano in lizza, non contando gli altri tre che erano in qualche modo da accompagnamento, perché si sapeva che né Vendola né Tabacci né la Puppato in qualche modo avrebbero avuto alcuna possibilità. Per quanto riguarda Grillo, a mio modesto avviso, questo è stato, come dire, l'inizio di una grossa crisi, perché Grillo è un po' strafatto. Ha fatto molte cose dal suo punto di vista, badate bene, non da un punto di vista liberale, come può essere il mio, fino ad ora. Ha fatto delle buone cose, nel senso che dal suo punto di vista aveva organizzato, come dire, la sua struttura in modo abbastanza efficace. Ha strafatto nel momento in cui ha voluto, come dire, anche lui adoperare questo mezzo, solo che l'ha utilizzato in malo modo il mezzo delle primarie, il metodo delle primarie, attraverso la rete, come dicono loro. Hanno votato poco più di 20.000 persone, quindi sul piano dal punto di vista numerico, se il PD può dire che ai Gazebo si sono avvicinati 3 milioni e passa di persone, la stessa cosa non si può dire per Grillo. E poi, al di là dei numeri, al di là del mezzo, veramente voglio dire, così allontaniamo la partecipazione democratica, l'allontaniamo dai cittadini. Non possiamo pensare né immaginare che la scelta di candidati al Parlamento europeo possa avvenire attraverso un'autopresentazione sulla rete in cui racconto alcune cose su di me, alcune poche cose su di me, e attraverso questo strumento poi io possa essere indicato da 20.000 persone come colui che dovrà andare in Parlamento. Non si capisce con quale preparazione, non si capisce con quale visione del mondo, della vita completa, perché non basta dire che mestiere faccio e quali sono, come dire, i miei hobby o le mie attività preferite per essere scelto e mandato al Parlamento europeo. Questo ha significato, Vincenzo, secondo me, dimmi Marco. no, completa, completa, ti faccio vedere il Questo ha curriculum, significato così secondo me presente. un grosso problema per Grillo, che sperava da questa sua ultima invenzione metodologica, come dire, di portare ancora più avanti il suo movimento. Fatto sta che l'opinione pubblica, a mio avviso, ha avvertito questo flop, al di là dei numeri, ha avvertito questo flop contenutistico proprio, via dicendo, e nelle ultime settimane, proprio al di là delle primarie, come dire, se vogliamo dare qualche possibilità ai sondaggi che vengono svolti in giro, proprio i sondaggi ci mostrano che l'avanzata travolgente del Movimento 5 Stelle si è arrestata qui e oggi è in fase di declino in qualche modo. Ha fatto troppo e ha strafatto. Guarda, su questo, su Grillo, oggi peraltro Beppe Grillo ha deliziato i cittadini di Catanzaro. Sì. Siccome un nostro collega
curatore di Lille.tv. Incidentalmente oggi si trovava al lavoro proprio a pochi metri da dove Grillo ha deliziato i cittadini di Catanzaro. Parliamo del presidente dell'associazione Liberi.tv. Diciamo che ha scattato alcune foto per noi. Tu magari ti aspetteresti in questo, diciamo, siccome la Vulgata vuole un centinaio di parlamentari al prossimo Parlamento italiano per Grillo, cioè i sondaggi lo danno fra il 19 e il 20%, oggi a Catanzaro c'erano 50 persone. Questa è la foto, eccola qua. Bellissima la vostra documentazione, bellissima. Questa è la foto del comizio di Beppe Grillo a Catanzaro oggi pomeriggio. Questo è il gruppuscolo di persone che non erano più di 50 ad ascoltarlo in piazza. Però c'è un però, e questo è un documento, diciamo, oserei dire giornalistico, anche se non è una testata giornalistica. Sicuramente un documento. Ma ne ho un altro di documento. La forza di Grillo è questa qua. La forza di Grillo è questa qua, perché questa è un'altra fotografia, sempre dell'evento di oggi a Catanzaro, dove Grillo ha più o meno una quarantina di cittadini che lo ascoltano, però ha tantissimi giornalisti e tantissime telecamere che lo riprendono. Questo è Grillo. Non si può fare altrimenti. Beh, diciamo anche un cognome. Ringraziamo Riccardo Cristiano per questo fantastico documento di oggi, che è stato diciamo testimone diretto di questa cosa qui. In più ti devo dire che il nostro testimone diretto Riccardo Cristiano, che è il presidente dell'associazione Liberi.tv, ci ha fatto pure sapere che, oltre a non esserci non più di 50 persone ad ascoltarle, però molte telecamere, molti taccuini di giornalisti, è stato pure contestato. Quindi io non credo ai sondaggi, non credo che lui riuscirà a portare 100 parlamentari al Parlamento. Io credo che Grillo si fermerà anche al di sotto del 10%, abbondantemente al di sotto del 10%, perché conosciamo bene le dinamiche soprattutto degli ultimi giorni di campagna elettorale. Guarda, se tu sei d'accordo io passerei alla terza domanda. Abbiamo 14 minuti a disposizione, che poi è la domanda più importante di oggi, perché abbiamo un resoconto da fare agli ascoltatori, web ascoltatori di Liberi.tv, perché nel nostro ultimo collegamento avevamo promosso quello che era un evento importante di Società Libera, che ha caratterizzato, insomma, con spessore le attività di quest'anno 2012, che per fortuna non si è chiuso oggi, e speriamo nemmeno domani, con la famosa profezia di Maya, altrimenti se caso mai capita stanotte, mi raccomando, in un'altra dimensione dove saremo, cerchiamoci, insomma, ci portiamo pure un pezzettino di Liberi.tv da qualche altra parte. Allora, la cosa importante era fare il resoconto di stato e criminalità. Il ecco qua, faccio vedere l'invito: stato e criminalità, che è il convegno sulla criminalità organizzata che sabato 10 novembre si è svolto al Palazzo della Provincia a Salerno. Ospiti, diciamo, questo qui ha la valenza di un convegno nazionale, perché dal presidente della provincia, poi ha parlato un assessore in sue veci, a Riccardo Pedrizzi al suo intervento, a Ernesto Savona dell'Università Cattolica di Milano, a Luigi De Sena che è vicepresidente della commissione antimafia, al procuratore della Repubblica, al Tribunale di Salerno, Franco Roberti, che ha fatto un grande intervento, secondo me, Alberto Vannucci dell'Università di Pisa, Vincenzo Boccia, presidente della piccola industria per Confindustria, ad Alfonso Ruffo, direttore del Denaro, Stellino, che mi ha mandato un messaggio registrato, che è editorialista del Corriere della Sera, e molto modestamente ho contribuito anch'io con un intervento, e ti ringrazio per l'invito. Allora, che bilancio possiamo fare di questa iniziativa, dove noi ci eravamo lasciati l'ultima volta con dicendoci: questo non sarà l'ennesimo convegno sulla criminalità organizzata, ma avrà poi dopo un seguito. Che bilancio possiamo fare, quali sono le prospettive future? Sì, vedi Marco, oggi si è chiusa la legislatura,
e come noi avevamo previsto, i lavori, quindi si sono chiusi anche i lavori della commissione bicamerale antimafia, Ahimè sì. che avevamo già detto aveva almeno prodotto una buona relazione per molti aspetti. E quindi per quanto riguarda la politica, almeno per qualche mese, fermo restando che poi nella nuova legislatura avremo un'ulteriore commissione bicamerale antimafia, oramai tradizione del Parlamento europeo, che inizierà da capo alcuni suoi lavori e via dicendo, si è chiusa anche qui la lotta al crimine organizzato da parte del mondo politico. Con quali risultati? Sono quelli che abbiamo detto al convegno, che siamo molto preoccupati per la situazione del crimine organizzato. Vedi, perché io penso che non se ne parla poco, se ne parla pochissimo, ma io penso che il problema del crimine organizzato sia il secondo grande problema che questo paese ha innanzi in questo periodo, dopo evidentemente la crisi economica. E forse, come dire, sicuramente, poiché le due cose, specialmente in alcune, molte aree del Mezzogiorno, si intersecano, evidentemente possiamo farne un tutt'uno tra crisi economica e problema del crimine organizzato, specialmente nel Mezzogiorno, dove in molte aree lo Stato non controlla il suo territorio. La Che crisi economica e la criminalità organizzata vanno insieme. ne dica la signora ministra degli Interni. E quindi, come dire, un bilancio un po' amaro dal punto di vista della politica ufficiale e un bilancio un po' amaro anche dal punto di vista del convegno che abbiamo organizzato a Salerno, dove però almeno abbiamo cercato di dare alcune indicazioni. L'indicazione principale è che se andiamo su questa strada, la lotta al crimine organizzato è persa, bisogna dirla a voce molto forte e molto alta. Se noi pensiamo di continuare su questa strada, facendo poi della propaganda, ogni qualvolta ci troviamo innanzi a degli episodi particolarmente feroci, vedisi quello di Scampia, nella scuola dei bambini in cui hanno ammazzato quel signore e via dicendo, allora ci va il ministro degli Interni dicendo che adesso potenzieremo le forze di polizia e via dicendo, stiamo facendo dello spettacolo, stiamo facendo della propaganda politica, non stiamo facendo la lotta al crimine organizzato. Vincenzo, Dimmi. scusa, ma scusami un attimo, una domanda. Se il crimine organizzato vince questa lotta, secondo te cosa potrebbe accadere nel nostro paese? Potrebbe accadere che, come dire, invece di esserci delle enclave come sono oggi, la cui maggior parte sono in Calabria e in Campania, in cui lo Stato non controlla il suo territorio, evidentemente queste aree tenderanno ad allargarsi, questo proprio dal punto di vista dell'agibilità e della libertà dei cittadini. Se in Campania, in alcune aree della Campania, alcune cose sono permesse ed altre non permesse, sul piano dell'agibilità quotidiana dei cittadini, evidentemente questo si ripercuoterà in aree più vaste. Noi qualche volta abbiamo detto, qualcuno l'ha ricordato anche al convegno, voglio dire, quando parlavamo di crimine organizzato ci riferivamo anni fa, tanti anni fa, sicuramente alla Sicilia, sicuramente alcune aree della Calabria e sicuramente alcune aree della Campania che erano circoscritte al napoletano e alcune piccole zone al casertano. Beh, oggi qui parliamo di controllo del territorio da parte del crimine organizzato fino al Basso Lazio, fino alle porte di Roma. Parlo del controllo del territorio, perché se poi parliamo, come dire, della presenza del crimine organizzato, dei suoi affari e delle sue implicazioni col mondo politico-economico e via dicendo, ne parliamo evidentemente da Siracusa a Bolzano. Vorrei che fosse ben chiaro, se no poi esce il Saviano di turno e ci dice che il crimine è anche al nord, lo sappiamo.
c'è sempre stato il crimine al nord, c'è sempre stato il riciclaggio al nord, anche perché se alcuni soldi con la droga o quant'altro si fanno al sud, evidentemente poi questi soldi vanno incanalati laddove ci sono i mezzi per incanalarli, cioè la finanza e le banche, e questi da che mondo e mondo sono stati al nord. Quindi andando su questa strada non scopriamo nulla di nuovo. Visto che il tempo stringe, in conclusione, il convegno di Salerno, al di là del successo di pubblico e di quant'altro e via dicendo, al di là delle belle relazioni, abbiamo detto, la lotta al crimine deve muovere tre leve: la leva della cultura, la leva della repressione sicuramente, la leva dello sviluppo economico. Per quanto riguarda le tre leve, oggi come oggi ne funziona bene o male una, quella della magistratura in alcune aree e quella della repressione, ma siamo in totalmente in assenza delle altre due leve. Perché se lo sviluppo economico evidentemente in questo momento diventa il problema principale del paese, a maggior ragione ne soffrono queste aree e via dicendo. E allora abbiamo detto anche che laddove lo Stato è assente perché non riesce ad immaginare, non a costruire fabbriche o quant'altro, saremo degli statalisti fuori tempo evidentemente, lasciamoli, come dire, agli eredi di un certo tipo di statalismo, quello di immaginare che lo Stato possa dare posti di lavoro e quant'altro e via dicendo. Ma se lo Stato non assicura le condizioni di fondo affinché la libera imprenditoria, e quando parlo di libera imprenditoria, parlo del singolo cittadino che con grandi sforzi avrebbe l'intenzione, l'idea o il piacere di aprire un bar a Casal di Principe. Oggi chi è che è in condizione di aprire un bar a Casal di Principe? Oggi chi è che è così matto da andare a aprire un'attività economica, come dire, nella Locride e così di seguito? Allora, se queste condizioni, questo è il compito dello Stato, assicurare le condizioni per uno sviluppo economico, assicurare che si venga fuori il discorso della cultura, che investe tutti, perché non a caso io ho detto ai magistrati presenti, tu lo ricorderai, a Salerno, che in qualche modo, a mio avviso, la magistratura soffre di una solitudine sociale, perché abbiamo delegato alla magistratura la lotta al crimine, come a dire, fatela voi, occupatevene voi, è vostro terreno in qualche modo, e via dicendo. Allora abbiamo sicuramente pezzi di magistratura che funzionano molto egregiamente, tu ricordavi il procuratore di Salerno, abbiamo avuto degli esempi a Salerno, appunto. Abbiamo pezzi di magistratura, come dire, che ci lasciano un po' perplessi, tanto passare sul dibattito politico quotidiano odierno e via dicendo, a me ha lasciato molto perplesso la scelta di un magistrato che pure si era distinto per la lotta al crimine organizzato in Sicilia, che poi sul più bello va in Guatemala a fare il consulente dell'ONU, dopo un mese vuole ritornare a Guatemala per venire a fare politica in Italia, presentarsi in Parlamento. Ti Sono dei riferisci segnali, a Di Broia, sono evidentemente. dei segnali culturali pessimi che noi diamo al paese, perché evidentemente Censo, siamo tutto poco credibili. Dimmi, ma allora, ci sono rimasti 3 minuti. Stato e criminalità, tu pensi che possa diventare un format di società libera? Siccome ecco, la CGIL di Catanzaro, la Camera del Lavoro ha diciamo, manifestato interesse anche ad una eventuale replica in Calabria, non sappiamo quando, se prima o dopo le elezioni di questo format, non lo so, Società Libera pensa che possa diventare un appuntamento che sarà replicato in altre parti del paese? Ci sarà un seguito? secondo me sì, ti rispondo in modo affermativo, perché penso che appunto dandogli valore 2 nella scala dei problemi in questo paese a quello del crimine organizzato, un gruppo liberale come Società Libera, a cui stanno a cuore la libertà individuale evidentemente e via dicendo, deve continuare in questo tipo di ragionamento, perché la politica, gli intellettuali, gli stessi intellettuali liberali non si occupano del problema,
sempre nell'ottica di tanto c'è la magistratura e le forze dell'ordine. Non è quella la strada. Il problema è che la politica e gli intellettuali liberali in qualche modo si devono spendere di più su questo problema. Quindi ben venga a ripetere, evidentemente con un taglio un po' diverso rispetto al napoletano, alla Campania, perché alcuni problemi sono un attimino diversi, ripeterlo in Calabria, perché no in Sicilia, perché no in Puglia e via dicendo. Bisogna battere su questo tasto. Perché se no, ritorniamo al ragionamento che facevamo all'inizio, corriamo il rischio di perdere la lotta al crimine organizzato in qualche modo. E io ti ho risposto solamente quando tu mi facevi la domanda precedentemente, qui, che può succedere se la perdiamo la lotta? Io ho detto che perderemo il controllo su alcune, su aree maggiori del territorio e via dicendo, ma l'intreccio tra crimine organizzato, politica e malaffare economico in qualche modo arriverà a dei livelli insostenibili. Gli esempi, come dire, ne abbiamo tanti in giro del mondo. Basta pensare ad alcuni paesi del Sud America o del Centro America, basta pensare a quel che succede in Messico per la lotta tra bande rivali di narcotrafficanti, no? E via dicendo. I pericoli sono Capito. tanti. Capito perfettamente. Vincenzo, ahimè, il tempo è scaduto, per cui dobbiamo salutare i nostri web ascoltatori. Io innanzitutto ringrazio te per essere sempre presente qui da noi su Liberi.tv, Grazie a voi per lo spazio. anche perché sappiamo che tu fai un sacrificio, siccome non abiti molto vicino alla sede di Società Libera, per cui tutte le volte che ti colleghi ti facciamo fare sera tardi, insomma. E poi volevo ringraziarti appunto nuovamente per aver organizzato questo interessantissimo convegno che noi abbiamo ripreso e che potete trovare integralmente proprio dai canali di Liberi.tv. È stato anche registrato in audio da Radio Radicale, lo trovate facilmente sul sito internet della radio. Un'ultima cosa, io volevo lanciare un appello per Società Libera. Società Libera cerca nuovi iscritti, come sempre, come tutte le associazioni, cerca chiaramente fondi, cerca donatori, perché se le idee non si muovono da sole, ma hanno bisogno delle gambe degli uomini, le gambe degli uomini hanno bisogno di sostegno e di fondi per poter fare iniziative, soprattutto iniziative politiche. Perché costa e costa tanto in Italia e soprattutto costa ad associazioni come Società Libera che non sono legati a potentati oppure elargizioni che vengono attraverso canali pubblici o cose strane o cose del genere. Quindi guarda, Vincenzo, affido a te l'ultimo saluto, giusto un minuto ai nostri web ascoltatori. Abbiamo sforato già di 2 minuti e con questo io ti saluto e gli appunto l'appuntamento ai web ascoltatori a fra qualche settimana. A te la parola per concludere. Sicuramente, io ti ringrazio per l'appello che hai fatto a favore di Società Libera, che ne ha bisogno. E a me piace sempre ricordare quello che è successo in uno scambio epistolare tra Pannunzio e Guido Calogero. Quando Pannunzio comunicò al filosofo Guido Calogero che il mondo avrebbe chiuso per mancanza di denaro, e Calogero gli scrisse una bella lettera in cui, dispiaciuto, faceva presente che purtroppo, specialmente in questo paese, le buone idee hanno bisogno di buoni soldi, se no non vanno avanti. Sicuramente nei buoni soldi non c'è il finanziamento pubblico, perché qui bisognerebbe aprire una lunga discussione, possiamo farla un giorno. E del finanziamento pubblico non vivono solamente i partiti, ma vivono anche fondazioni e associazioni culturali che si spacciano tanto portatori innovativi di cultura politica, appunto nuova innovativa. E innovativa. Tutto fa parte della spartizione. Voglio assicurare a chi ci ascolta che Società Libera, per principio, evidentemente, se no che razza di liberali saremmo, non ha mai aderito e non ha mai preso un soldo, come dire, di pubblico, e quindi viviamo, come dire, dell'appello che tu prima hai fatto agli spettatori. E Ti ringrazio insomma, Marco, buon Natale a tutti, buone feste.
e buon inizio d'anno. Auguri a tutti i nostri web ascoltatori, risentirci, grazie a te Vincenzo, e i soldi donati a Società Libera sono sicuramente soldi spesi bene, è Natale, per cui le donazioni si possono fare, e con questo chiudo questa trasmissione, ci rivedremo all'anno nuovo e la dietro all'energia durante la Picella, ringrazio per il servizio di averci messo in onda. Grazie, arrivederci.